Integratori sì o integratori no? Spesso si sente parlare degli integratori, ma sono realmente utili oppure non servono a nulla? Ecco la mia personalissima opinione. Se un soggetto ha realmente una carenza, che deve essere ovviamente valutata attraverso un'analisi del sangue o attraverso, come faccio io, una spettrografia, quindi un'analisi qualitativa della composizione corporea, è necessario integrarli. Facciamo dei piccoli esempi. Se una persona è carente in magnesio, potassio, bicarbonati, che sono collegati con i minerali ossei, è fondamentale reintegrarli, perché ovviamente in natura nessun alimento riesce in maniera veloce ad alzare questi valori. Se un soggetto ha l'albumina, che è la proteina più importante del nostro corpo, bassa, va assolutamente reintegrata con un integratore a base di albumina. Ricordiamo che l'albumina è fondamentale per diversi aspetti. Fa da trasportatore a farmaci e ormoni. Attenzione, ripeto, fa da trasportatore a farmaci e ormoni. Quindi se io ho il valore di albumina basso e non lo reintegro e utilizzo un farmaco, il farmaco non verrà veicolato in maniera ottimale. Inoltre, regola la pressione oncotica del plasma e quindi permette ai liquidi di rientrare a livello intracellulare. Quindi un soggetto edematoso o comunque un soggetto che ha tanta ritenzione idrica, è fondamentale reintegrarlo. Quindi, come potete vedere, l'integrazione deve essere fatta sulla persona, in maniera personalizzata, valutando singolarmente se il soggetto è carente oppure no.